ben ritrovati ai nostri amici telespettatori e benvenuti all'appuntamento con Negozi in TV speciale Dimmi di Sì. Non siamo all'interno di una vetrina, ma siamo all'interno di un qualcosa di particolare, un'istituzione importante che insieme al direttore Umberto Sidoli e proprietario dell'Hotel Posta noi vi faremo praticamente vivere a casa vostra, un esilarante incontro con le spose di ieri e di oggi, per cui non perdeteci di vista e buona visione a tutti. Ed è tutto pronto per una ricca colazione, non solo perché stiamo attendendo le spose insieme ad Umberto Sidoli, direttore generale e proprietario dell'Hotel Posta. Buongiorno direttore. Buongiorno. Una storicità non indifferente, perché tra non molto si festeggeranno i 100 anni di questo albergo con la sua famiglia. Sì, in realtà andremo a festeggiare il 4 di gennaio del 2019, 100 anni di proprietà della mia famiglia, ma l'albergo ha più di 500 anni di tradizione alberghiera, è probabilmente il più antico d'Italia, uno dei più antichi d'Europa, ed è un grossissimo orgoglio per me, per la mia famiglia, per portarla avanti all'interno di un palazzo che è del 1200, quindi con una storia antica che lega a doppio filo la città con la nostra attività. Quanti matrimoni o quanti anniversari ha visto passare l'Hotel Posta? Abbiamo avuto fisicamente matrimoni celebrati all'interno dell'albergo con ricevimenti molto intimi ma molto belli. Abbiamo tantissime persone che ancora oggi vengono a soggiornare per la prima notte di nozze all'interno delle nostre camere, suite, junior suite, superior, altre camere più o meno particolari, per così iniziare una nuova vita insieme di coppia. Noi tra non molto faremo un viaggio attraverso tutto quello che l'Hotel Posta può regalare nel giorno del Dimmi di Sì, ma sappiamo che questa istituzione regala anche altri punti d'incontro. Sì, il nostro albergo ha il Salone delle Adunanze all'interno del Palazzo del Capitano del Popolo, che è luogo storicamente affascinante, con affreschi del 1300 che coronano un pochino l'ambiente, e dove vengono fatte riunioni aziendali, cerimonie, ricevimenti, cene di gala. Abbiamo una bellissima sala colazioni in stile Liberty, dove accogliamo tutte le mattine i nostri ospiti. Abbiamo questo bar anch'esso in stile Liberty, con mobili che provengono dall'antica pasticceria Nazzani di Reggio Emilia, luogo di culto alla fine dell'Ottocento, dove gli aristocratici, politici, intellettuali della città venivano a prendere un caffè, e che oggi arredano le nostre sale comuni a piano terra. E siamo sullo scenario più importante, quello della Hall. Siamo presso l'Hotel Posta in Piazza del Monte al Civico 2, dove in realtà in questo appuntamento si è svolto qualcosa di veramente magico. Abbiamo assistito a una vestizione delle spose, abbiamo ricordato quelle di qualche anno fa insieme al direttore e proprietario Umberto Sidoli dell'Hotel Posta qui sito a Reggio Emilia. Ma giustamente c'è una squadra di lavoro dietro a cui non dobbiamo dimenticare di dar voce. In questo caso sono tutti quanti pronti per dirci un pochino più da vicino le tecniche usate per fare questo tipo di incontro con la moda, ma anche con l'emozione. Parliamo con Photoro insieme a Nadia e ad Antonio Pastorelli, che sono stati tra le altre cose insieme ad Ivan e Fabio Dio Professional a Gestam e alla Berenice Spose Cerimonie, e fautori del voler fare questa cosa, grazie anche al nostro direttore che ci ha aperto le porte dell'Hotel Posta. Certo, ringraziamo sicuramente, il primo da ringraziare è il direttore che ci ha dato questa bellissima opportunità e possibilità di fare questo servizio, e naturalmente tutto lo staff che c'è dietro. Tanti scatti particolari, abbiamo visto che grazie appunto alla direzione dell'Hotel Posta siamo entrati a far parte di uno scenario quasi idilliaco. Io solamente nelle favole delle principesse ho visto una stanza bellissima come quella con il baldacchino, che ha permesso di ricreare un sogno per tutte le spose. Infatti quella stanza lì è davvero meravigliosa e crea proprio il mondo delle favole. Cioè, una sposa, il suo ideale è quello della sua stanza, il suo baldacchino, i ricordi da bambina, quindi quando viveva ancora nel mondo delle favole.
e continuiamo il nostro percorso insieme a coloro che in tante situazioni sono state vicino ai nostri eventi. Ma quanto di più bello hanno portato qui all'Hotel Posta ce lo racconta proprio Serena e Mary di Berenice Spose e Cerimonia di Massenzatico. Sì, oggi abbiamo portato appunto un po' delle nostre creazioni, abbiamo portato un po' un misto di quello che noi trattiamo e ovviamente poi il resto è tutto da scoprire presso il nostro atelier. Ovviamente sappiamo che uno scenario come quello della grande sala che abbiamo visto in queste immagini, anzi stanno scorrendo peraltro tantissime immagini di Elisa Baderni, la ringraziamo per questo, ci ha portato a capire che erano i vestiti più giusti, Mary. Sì, pizzo, perché intanto si usa molto quest'anno il pizzo, anche l'effetto tatuaggio che vediamo sulle ragazze nudo, vedo, non vedo, e comunque l'ambiente si presta benissimo su questo stile di abito, insomma. Beh, devo dire che non si può far diversamente, lasciando le nostre colleghe, che parlare di quello che è stato l'impronta dato ovviamente ai meravigliosi vestiti presentati da Berenice Spose e Cerimonie e fotografati dal Photo Raw. Ovviamente ricordiamo che le immagini sono di Elisa Paderni, come quelle che stanno scorrendo, però dedicate alle mani di Ivan, Fabio e Gloria di Io Professional Just Time Parrucchieri. Assolutamente sì, Just Time, un negozio bellissimo, un negozio che ha voglia di fare. E ci teniamo alla bellezza, a creare arte, a lavorare con le persone che per noi non sono solo clienti ma sono persone che vogliamo come persone amiche a cui teniamo e con cui possiamo dialogare e creare un progetto lavorativo e una cura dell'estetica e della bellezza a 360 gradi, soprattutto nell'ambito delle spose. Siamo orgogliosi e felici di essere qui all'Hotel Posta, un posto magnifico, e di collaborare con delle persone super professionali e di riuscire a creare con delle ragazze così belle qualcosa che a noi ispira a bellezza. E visto e considerato che ultimo ma non per ultimo arriveremo anche ovviamente da Ivan, passando per Gloria, un'ulteriore presenza femminile fresca devo dire all'interno di questo team importantissimo, per cui mai come una ragazza che più o meno potrebbe avere l'età per poter già pensare al matrimonio ci si emoziona, per cui devo dire tante spose, lavorare anche con le tante esigenze delle spose, non solamente delle spose, delle donne, è una scelta importante, è una missione fare il parrucchiere. Sì, assolutamente sì, è una missione che noi cerchiamo sempre di come dire, portare avanti nel miglior modo possibile. È bello lavorare con le spose perché, essendo donna appunto, come mi dicevi, delle volte un po' ti immedesimi, no? In quella situazione, quindi mettendoci appunto l'emozione che le cose risultano sempre perfette. E ovviamente siamo anche con il fondatore di Io Professional Just Time, con colui che insieme a Fabio, Ivan e Fabio Franceschi hanno creato uno stile di vita, uno stile importante, un'impronta importante per il look su Reggio Emilia e non solo, peraltro un maestro importante anche di un'accademia. Sì, noi siamo molto soddisfatti, dire la storia del parrucchiere è proprio dall'antichità di tutto, abbiamo creato sempre con l'Accademia che ci permette di realizzare acconciature o ricercare nel migliore dei modi quello che è il bello della cliente, rispettando la morfologia, rispettando gli occhi, la bocca, tutto il bello, e cercare di risaltare senza stravolgere niente ma creando sempre l'eleganza, la pulizia, l'ordine della cosa. Insieme con il direttore proprietario dell'Hotel Posta, Umberto Sidoli, siamo arrivati ai saluti finali, ma veramente grazie direttore per averci regalato un sogno, per averci aperto le porte di questo castello a tutti i livelli, perché lo è veramente fino nel profondo. Com'è stata l'emozione di ricevere tutte queste spose? È una bellissima emozione vedere tutte queste ragazze, mi ha fatto molto piacere accogliervi. Vi aspetto in altre occasioni e come mi fa piacere accogliere ogni giorno gli ospiti che vogliono visitare la nostra struttura e il nostro albergo. Ringrazio direttore, è stato veramente per me, per noi tutti e per le spose anche un onore emozionarci ancora una volta con un pezzo di storia di Reggio Emilia. Grazie. Grazie mille a voi. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, ringrazio tutti quanti voi per averci seguito fin qui e vi rimando alle prossime con Negozi in TV. Ora la linea torna alla rete.